Gentili signore e signori, e benvenuti a questa 12ª edizione dei concerti del Chiostro. Come al solito, quando si dà il via ad una manifestazione, che sia la prima o l'ennesima edizione, c'è sempre un'emozione particolare, una gioia anche, di vedere e appunto realizzare un progetto, un'idea. Per noi dei concerti del Chiostro questa sera l'emozione e la gioia è doppia e tripla, perché abbiamo avuto tantissimi problemi, ma tantissimi veramente, ma ci siamo riusciti. Grazie alla forza, alla tenacia, alla collaborazione di tutti quanti, siamo qua stasera e mettiamo da parte i problemi e predisponiamoci con un animo sereno ad ascoltare questi artisti che da stasera fino al 10 settembre si esibiranno per noi in questo chiostro e in piazza San Pietro. Vi rubo pochissimi minuti, vorrei soltanto ringraziare gli sponsor, perché ho la consapevolezza che grazie a loro, principalmente grazie a loro, che noi siamo qua questa sera. Consentitemi di citarli: sono Supermac, Rocco Profumerie, me li sono segnati perché sennò mi dicono che li sbaglio tutti quanti, Fras Project, Rao Calzature, Astra Engineering, Lazzari Strumenti Musicali, Nuova Generazione dall'Agricoltura per l'Agricoltura, Anet Communication, Ristorante Borgo Antico, Hotel Hermitage, Clinica San Francesco, Gallerie Tartaro, Publidea, Dolly Pelletterie, IPAB, Istituto Immacolata, Camera di Commercio di Lecce. Un ringraziamento va anche alle istituzioni ed in particolare al Conservatorio Tito Schipa di Lecce e al suo direttore, il maestro Pierluigi Camicia, che come ogni volta ci dà il suo patrocinio, che è per noi un segno di riconoscimento, un segno di stima per quello che facciamo. Lo vediamo in questo modo, non lo vediamo. Un grazie infine a tutti i miei amici, non li chiamo collaboratori perché siamo un gruppo che lavora alla pari, ognuno per quello che può, affinché si realizzi questa stagione. Li voglio soltanto citare: sono Carlo Viva, Tommaso Marra, Mario per gli amici, Antonello Romano, Fausto Romano, Francesco Rella, il nostro addetto stampa, e Antonio Serra. Quindi grazie a tutti loro. Adesso due parole giusto quest'anno. Avremo, come vedete, 7 appuntamenti. Il primo è questa sera e si snoderanno via via fino al 10 settembre. Come potete vedere, non riesco a fare diversamente, anche se abbiamo dato spazio ad un violinista d'eccezione, che è Piero Maggi, un violinista francese. Abbiamo dato spazio ad un chitarrista d'eccezione, Dominic Miller, per chi non lo sapesse, attualmente è il chitarrista di Sting, il chitarrista personale di Sting, è stato il chitarrista di Phil Collins, il chitarrista di Rod Stewart, e adesso in questo periodo, proprio oggi, so che sta in Germania, di Roberto Ottaviano, che già abbiamo avuto il piacere di avere ospite dei nostri concerti. E infine ascolteremo la voce di Sarah Jane Morris, questa cantante inglese, britannica, una cantante jazz, un jazz rock particolare, una voce molto particolare, e la voce di Burjo e Karaka, che è un soprano turco. Quindi, come vedete, comunque è assortito il nostro programma. Un'altra cosa che volevo farvi notare è che abbiamo anche dei nomi straordinari. E i nomi straordinari sono, ad esempio, il maestro Aldo Ciccolini. Maestro Aldo Ciccolini, che io ho il piacere e l'onore di avere come carissimo amico, è oggi considerato uno, se non il massimo, per me è il massimo, ma comunque è uno dei massimi pianisti riconosciuti unanimemente dal mondo per la sua arte. È il massimo che si possa avere, quindi noi avremo il piacere, addirittura per la seconda volta, di averlo ospite qua. E a tal proposito devo anche dire che in occasione del suo concerto l'amministrazione comunale, il sindaco, hanno deciso di concedere la cittadinanza onoraria di Galatina, quindi ci sarà anche questa assegnazione. Poi avremo Sarah Jane Morris, che tutti quanti conoscono, e il maestro Pierluigi Camicia, che è un nostro amico, perché comunque l'abbiamo avuto altri anni, anche se in formazioni diverse, perché
lo abbiamo ascoltato sia da solista e sia in duo con l'anno scorso per esempio con Flaxman, con violoncellista, e quest'anno con Pierre Romage. L'altra cosa che volevo farvi notare è che tra il primo concerto e il secondo concerto c'è un lasso di tempo maggiore che non rispetto agli altri, e questo è dovuto al fatto che in mezzo ci sarà una manifestazione che è appunto le notti orsiniane che vedete giù. È una manifestazione molto interessante che hanno organizzato una nuova associazione che si è costituita quest'anno, il cui presidente vedo in sala e che avrei il piacere di vedere qua accanto a me, così semmai vi spiega lui personalmente di che cosa si tratta. È il dottor Giuseppe Lagna. Noi, ti passo subito la parola. Noi c'entriamo in che modo in questa manifestazione? Noi c'entriamo perché ci sarà una guida musicale che sarà eseguita da un'orchestra da camera. Un'orchestra da camera che sarà l'orchestra da camera dei concerti del Chiostro. Perché noi da quest'anno abbiamo dato il via a questa orchestra da camera che speriamo negli anni diventi stabile, e abbiamo affidato la direzione di questa orchestra a un carissimo amico mio ma anche nostro, perché è il maestro Stefano Mazzoleni, che è in sala questa sera, è giusto per ricordarvi un po' chi è il direttore d'orchestra che ha diretto l'anno scorso il concerto in piazza dei Buena Vista Social Club. Quindi è lui che ci sta onorando quest'anno. Bene, adesso passo la parola al dottore Giuseppe Lagna, così ci dirà un pochettino di che si tratta questa manifestazione. Ringrazio gli amici dell'Associazione dei Concerti del Chiostro, ringrazio anche il professore naturalmente Luigi Fracasso per l'ospitalità che dà la nostra associazione, per spiegarvi brevemente di che cosa si tratta. Le Notti Orsiniane è uno degli eventi dell'estate galatinese e vuole essere un contenitore che esalti, diciamo, forse il verbo un po' troppo forte, comunque che valorizzi se non altro le eccellenze di Galatina, ecco. Noi riteniamo che Galatina all'interno del Salento possa dare un valore aggiunto, diciamo, al nostro territorio, perché ha delle qualità sia artistiche che della nostra gente, appunto, che possono essere valorizzate. E noi infatti quest'anno abbiamo deciso di dedicare, di inserire all'interno di questo contenitore due eventi, che sono uno spettacolo che riguarda Santa Caterina d'Alessandria, la nostra basilica, il nostro certamente di in particolare nella navata centrale vengono ospitati tre cicli di affreschi che riguardano uno l'Apocalisse, uno la Genesi e l'altro il Vangelo di Gesù. Noi attraverso un progetto della signora Maria Prato, che è la vicepresidente dell'associazione, abbiamo deciso di dare voce agli affreschi e quest'anno cominceremo con la Genesi, il ciclo della navata centrale. In pratica attraverso un lavoro che non è stato assolutamente semplice, ma che speriamo sia concluso nel migliore dei modi, noi metteremo in scena uno spettacolo che permetterà, attraverso appunto le immagini tratte dagli affreschi di Santa Caterina, di illustrare la Genesi, di narrare la Genesi. Sarà uno spettacolo che avrà delle voci narranti, avrà appunto l'orchestra dei concerti del Chiostro. Certo. E quindi niente, si tratta appunto, l'altro evento invece riguarderà Piazza San Pietro ed è invece un omaggio alle altre eccellenze che sono, riteniamo, i nostri pasticceri, e quindi all'interno di Piazza San Pietro il 9 agosto prossimo potremo anche gustare questo aspetto dei nostri pasticceri e delle nostre due cantine.